tavolo nel quale si deve chiarire la situazione di queste persone, perché non possono continuare ad avere un futuro incerto come quello che stanno, come l'agonia che stanno vivendo in questi giorni. Ma ci sono quindi margini perché rientrino nel decreto Genova? Guardi, io sono sempre ottimista. Quindi adesso vediamo tutte le questioni che verranno poste al tavolo e poi tutto quello che si può fare si fa. Lo sanno tutte le aziende che sono in crisi in Italia. Io ho incontrato i lavoratori della Bekaert il 10 agosto, gli ho promesso che avremmo fatto la cassa integrazione per cessazione e l'abbiamo fatto. Allo stesso modo ho incontrato i rappresentanti dei lavoratori qualche settimana fa e gli ho detto che avremmo rinnovato gli ammortizzatori sociali in deroga, perché ci sono centinaia di migliaia di italiani che rischiano di perdere tutto in questo mese perché il Jobs Act gli ha ristretto gli strumenti come la cassa integrazione. C'è tantissimo da fare perché ci hanno lasciato un paese in macerie e il Jobs Act ha distrutto un sacco di diritti dei lavoratori. Adesso per rimettere le cose a posto basta ascoltare chi lavora e quelle persone ci suggeriranno la strada giusta per ripristinare un po' di diritti sociali che in questi anni sono stati massacrati. Oggi c'è anche una notizia positiva, l'interesse di FS per l'Italia. Sì, prima di tutto io ci tengo a dire che questa non è un'opera di salvataggio, è un grande rilancio di una compagnia che ci deve permettere di andare a prendere i turisti nel mondo. Nel contratto di governo avevamo scritto che ci doveva essere una guida pubblica, ma una partecipazione privata, quindi non stiamo dicendo adesso lo Stato fa il padrone di Alitalia, stiamo dicendo una cosa molto semplice, che la parte del prestito ponte che abbiamo dato ad Alitalia come Stato, perché l'hanno dato i governi precedenti, lo lasciamo lì dentro e manteniamo il controllo. Ferrovie dello Stato ha dato la sua manifestazione di interesse poche ore fa e quindi potrebbe nascere l'unico gruppo al mondo gomma, ferro, aria che esista, e questo ci permette di fare intermodalità. Un turista che arriva in Italia si può muovere con un unico biglietto su Alitalia e sulle ferrovie allo stesso modo, con un piano integrato dei trasporti. E poi ci sono tante partnership, tanti partner industriali, privati, internazionali che hanno dato la disponibilità, e quindi quelli li ascolteremo nei prossimi giorni. Ma si parla, qualcuno vuole leggere uno scontro tra lei e il ministro Tria? Guardi, io so quello che c'è scritto nel contratto di governo. Nel contratto di governo è chiaro ed evidente che abbiamo sempre detto che Alitalia non va svenduta a pezzettini e non ne dobbiamo fare lo spezzatino. Alitalia va rilanciata per riuscire a fare politiche turistiche senza perdere soldi dello Stato. Nel contratto di governo, come nel lavoro che abbiamo fatto come forze politiche in questo periodo, abbiamo previsto un ingresso anche dello Stato, non di un ministero, dello Stato, attraverso soldi che già sono in Alitalia, quindi gli italiani non ci dovranno mettere altri soldi. E così si andrà avanti senza scontri, perché siamo d'accordo come ministri, siamo d'accordo come forze politiche, il Presidente del Consiglio sostiene questa ipotesi, quindi avremo tutto il modo di arrivare all'obiettivo senza nessun tipo di scontro o di controversie. Senta, lunedì dovrebbe esserci il Consiglio dei Ministri sulla manovra, vi aspettate un fuoco di fila in questo weekend? Bah, già c'è un fuoco di fila ormai da settimane, come ho detto oggi aspettiamo solo la NASA, poi ci hanno attaccato tutti e abbiamo ricevuto gli attacchi però da quelli che promuovevano i governi di prima. Quindi va bene così, perché se invece ci promuovevano quelli che promuovevano coloro che hanno fatto la legge Fornero, il Jobs Act, i soldi alle banche e le solite leggi, i soliti favori agli amici degli amici, qualcosa non andava. Tengo però anche a dire che ci sono norme importanti lunedì in Consiglio dei Ministri, perché incrociamo le dita, diventa legge dello Stato la cosiddetta legge Bramini, quella che salva gli imprenditori che hanno crediti con lo Stato dal pignoramento delle case e dal pignoramento dei propri beni, perché devono avere soldi dallo Stato ed è assurdo che lo Stato gli vada anche a pignorare la casa, a pignorare i propri beni perché non riesce a pagare. Quella persona non riesce a pagare perché lo Stato non paga. E in più col fondo di garanzia del Ministero dello Sviluppo Economico vogliamo istituire una parte di questo fondo che si rivolge a tutti quegli imprenditori che devono avere soldi dallo Stato, in modo tale da poter dilazionare i pagamenti quando sono in difficoltà. Noi dobbiamo assistere le persone che in questo momento sono più in difficoltà, che siano lavoratori o siano imprenditori. Non c'è nessun conflitto sociale tra queste due parti ed è per questo che ho voluto che il Ministero dello Sviluppo Economico e il Ministero del Lavoro stessero sotto la stessa persona.
E anzi dirò di più, bravo, lunedì arrivano in Consiglio dei Ministri anche delle norme importanti che semplificano una serie di burocrazie e procedure, soprattutto per le piccole imprese. Penso a imprese dell'alimentare che devono ancora compilare il registro del burro, una serie di norme sullo zucchero, come lo si trattava nel dopoguerra, una serie di cose che stanno bloccando le imprese. Per creare lavoro bisogna far decollare le imprese, per far decollare le imprese bisogna lasciarle in pace, togliergli un po' di leggi, un po' di norme e farle andare più forti. Io avevo promesso l'abolizione di 400 leggi dello Stato, ne aboliremo 240 entro fine anno con il nuovo codice del lavoro, che crea un codice semplice che spiega ai lavoratori quali siano i loro diritti e agli imprenditori quali siano le norme che si rivolgono alla propria impresa e ai propri lavoratori. Grazie. Grazie. Bravo.